Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di viabilità e trasporti, perché nella bozza del piano economico-finanziario presentato dal commissario al MIT a Strada dei Parchi, i pedaggi delle autostrade A24 e A25 aumenteranno di oltre il 300% entro il 2030. Così è inammissibile, ha detto la deputata Stefania Pezzopane, il servizio di Giuseppe Dintino. Transitare sulle A24 e A25 potrebbe costare fino al 375% in più. È quanto previsto alla voce entrate nel piano economico finanziario presentato dal commissario Silvio Fiorentino, nominato dal Consiglio di Stato proprio per la stesura del PEF, atteso da quasi 10 anni. Secondo la bozza, la cui approvazione spetterà al Ministero delle Infrastrutture, ci saranno rincari di circa il 16% all'anno fino al 2030. Tra 8 anni il pedaggio tra Pescara e Roma potrebbe arrivare a costare anche 100 euro. Così il piano non passerà, garantisce la deputata PD Stefania Pezzopane, che ha chiesto un'audizione del commissario alla Camera quanto prima. Le tariffe già oggi, nonostante grazie a un mio emendamento siano state bloccate per 2 anni, sono comunque molto elevate. Quindi è un piano economico-finanziario, dal mio punto di vista, irricevibile. Perché carica sui cittadini ogni onere, e questo è obiettivamente non ammissibile. Intanto poche settimane fa la Corte dei Conti ha svelato un contenzioso tra ANAS e Strada dei Parchi. La società della Toto Holding è in debito per quasi 75 milioni di euro. Il governo sta considerando seriamente la nazionalizzazione delle autostrade, che tornerebbero in capo ad ANAS. Il ministero ha già inviato una nota al concessionario, ha detto la Pezzopane. Se la concessione fosse revocata, per la società del gruppo Toto si stima un indennizzo di 2 miliardi e mezzo di euro. C'è una trattativa in corso e anche su questo chiederei nell'audizione al Ministro di avere un'informazione, perché in questa operazione ci vuole molta trasparenza e anche molta lungimiranza. Due sodalizi criminali falsificavano documenti e si sostituivano ai candidati reali per sostenere le prove concorsuali per l'assunzione nelle forze dell'ordine in cambio della somma di 10.000 euro per ogni candidato. Per questo 70 persone sono indagate nell'inchiesta avviata dalla Procura dell'Aquila. 70 persone, molte delle quali appartenenti alle forze di polizia, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco, sono indagate nell'inchiesta avviata dalla Procura dell'Aquila sui concorsi truccati per essere assunti come poliziotti, finanzieri, agenti penitenziari e Vigili del Fuoco. Dalle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, guidate dal colonnello Aurelio Soldano, già comandante delle compagnie di Ascoli Piceno e Sulmona, e coordinate dal pubblico ministero Stefano Gallo, due sodalizi criminali, il primo di stanza nel napoletano e l'altro nel casertano, falsificavano documenti e si sostituivano ai candidati reali per sostenere le prove concorsuali in cambio della somma di 10.000 euro per ogni candidato. Questa condotta illecita ha consentito l'assunzione di diversi candidati che hanno preso servizio in diverse forze di polizia. Tra gli indagati ci sarebbero anche graduati delle varie forze di polizia e dei vigili del fuoco. Le indagini, che si sono allargate in tutto il territorio italiano, sono partite dall'attività investigativa dei finanzieri aquilani e vanno avanti con probabili ulteriori sviluppi. Gli anni presi in considerazione vanno dal 2018 fino agli ultimi concorsi del 2021. Le ipotesi contestate a vario titolo ai 70 indagati sono falso, truffa e sostituzione di persone. Com'è cambiata la comunicazione ai tempi della pandemia e quanto hanno inciso le fake news sull'informazione? Sono stati i temi al centro del seminario che si è svolto a Chieti, organizzato dall'Ordine dei giornalisti. Selenia Secondi. Le critiche che non siano stati sviluppati, no? È stata definita l'infodemia, termine composto dai sostantivi informazione ed epidemia, la produzione eccessiva di informazione non sempre sufficientemente accertata che si è sviluppata durante la pandemia, complici talvolta gli stessi responsabili politici e persino gli esperti del mondo scientifico. A mettere a fuoco luci ed ombre della comunicazione al tempo della pandemia da Covid e il ruolo che hanno giocato i giornalisti sono stati i relatori del seminario organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dell'Ordine dei giornalisti, che a Chieti si sono confrontati sul tema linfodemia e pandemia, quando la comunicazione è virale. Notizie non sempre sufficientemente verificate, contro le quali i giornalisti hanno svolto un ruolo di mediatori. Il giornalismo ha capito che doveva scegliere una postura, lo dico in termini sbrigativi, a metà tra il potere e la società, mettendosi esattamente nella postura di essere un nodo di scambio. Questo significa che c'è stato un aumento della legittimazione sociale di queste figure, un aumento di percezione di valore dell'informazione a tutti i livelli, dai siti istituzionali a quella quotidiana e ovviamente digitale, e questo significa dunque che la disintermediazione può essere combattuta. I mediatori sono sempre rimasti i giornalisti o i comunicatori generici, i presentatori di talk, eccetera. Quindi in realtà il mondo della divulgazione scientifica vera e propria mi pare che abbia avuto pochissima rappresentanza, e questo naturalmente ha determinato alcune distorsioni che poi non sta a me giudicare. In una fase di iperpresenza delle informazioni, la nostra memoria riscrive continuamente una realtà nelle quali alle notizie attendibili e veritiere si sono accavallate molte fake news. Si è trattato, diciamo, di un dibattito che ha visto circolare parecchie fake, e soprattutto forse non si è stati in grado di arginarle completamente. Quindi è vero, la memoria è un social, la memoria riscrive costantemente le nostre esperienze, questo deve far sì che la presenza delle fake news non si trasformi in un terrore per le fake news. E allora vediamo adesso l'andamento della pandemia nella nostra regione. Sono 762 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo, ovviamente di positività al Covid. Del totale 680 sono stati identificati attraverso un test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 13,04%. In lieve calo le terapie intensive, ma si registrano 9 decessi recenti, dato più alto dell'ultimo mese. Il bilancio delle vittime così sale a 3.112. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 5 mesi e 96 anni. Gli attualmente positivi sono 42.680, 309 pazienti, un numero invariato, sono ricoverati in ospedale in area medica, e 13, con un decremento di 3 unità, sono in terapia intensiva, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.346 in più. Per quanto riguarda le variazioni provincia per provincia, 108 casi in più in provincia dell'Aquila, 254 casi in più in provincia di Chieti, 244 casi in più in provincia di Pescara, 139 casi in più in provincia di Teramo. 14 sono persone che risiedono fuori regione, mentre per 3 sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso, parlano di una nuova tassa sui cittadini a Pescara ai consiglieri comunali del Partito Democratico. Il riferimento è ai parcheggi a pagamento, ne sono sempre di più in città. A Pescara i parcheggi a pagamento sono sempre di più, una questione che ovviamente genera un certo prurito nella cittadinanza. La posizione del Partito Democratico qual è? È ferma, soprattutto nell'opporsi a questo scelleraggio che è stato posto in atto da questa amministrazione, giustificando semplicemente la necessità di dover reperire fondi per una scarsa programmazione a livello di bilancio. Quindi noi adesso ci troviamo effettivamente un'amministrazione che deve mettere i conti a posto, e l'unico modo che ha per farlo è quello di tassare fortemente la cittadinanza. Non c'è la proporzione che dovrebbe esserci secondo norma degli spazi, appunto, a disposizione dei residenti e dei cittadini bianchi, quindi quelli liberi, e gli spazi a pagamento. Qui noi sappiamo che l'ospedale è una zona importante dove sono in tanti che vengono ad assistere parenti, eccetera, quindi effettivamente il pagamento non è assolutamente giustificato e va a penalizzare chi purtroppo vive già sulle proprie spalle delle grandi sofferenze. Non è un caso che questi parcheggi blu anche dinanzi all'hospice, e sappiamo bene la realtà
che viene ospitata lì. Questo è uno dei casi, ma anche in via Passolanciano, dove ci sono ovviamente gli uffici provinciali, eccetera, adesso abbiamo anche il Coreo, dico ancora una volta, insomma il MIB viene penalizzato da questa amministrazione e non viene affatto considerata, tant'è che sono in tanti docenti, studenti, eccetera, che hanno necessità, insomma, di poter vivere quella zona in modo diverso e soprattutto con dei parcheggi liberi. Ecco, perché lei giustamente ricordava i guai finanziari del comune, anche emersi di recente, che giustificherebbero questo aumento dei parcheggi a pagamento. È davvero così necessario per rimettere i costi a posto o potrebbero esserci altre soluzioni? Non è necessario, secondo il nostro punto di vista, perché ci sono altre modalità per intervenire e insomma andrebbero riviste magari anche alcune programmazioni che hanno portato avanti. Non ultimo quello che hanno fatto con Viale Marconi e con l'incidenza economica che Viale Marconi ha determinato sul bilancio della nostra amministrazione. Rendere la macchina amministrativa sempre più funzionale e sempre più al servizio della collettività. Questo l'ultimo obiettivo dell'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi e del sindaco Mario Nunes. Nuovo organigramma e nuovo funzionigramma. Così l'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi punta a riorganizzare la macchina organizzativa del personale. Un nuovo metodo di lavoro, dice l'assessore Zaira Sottanelli, che andrà a valorizzare il lavoro di tutti i dipendenti comunali. Inoltre, da qui al prossimo futuro arriveranno anche nuove assunzioni. Da qui, nei prossimi anni, siamo costretti a fare delle nuove assunzioni perché siamo veramente sguarniti di personale interno, personale esterno, personale per la manutenzione. Ci porterà via del tempo, delle risorse, ma verrà fatto. Gli uffici saranno sempre quelli, saranno riorganizzati sicuramente meglio. Ci saranno 4 settori, non più 5. Ogni settore sarà guidato dal suo dirigente e ognuno avrà il suo lavoro ben specificato sul funzionigramma. Per tutto ciò che non è previsto verrà sempre rifatto un nuovo regolamento. Ci sono stati rinnovati gli stagionali, ci sono 2 nuove assunzioni, la stabilizzazione di uno e la ricerca di un comandante, ma speriamo che non sia l'ultima volta che venga ritoccato il personale per quanto riguarda la sicurezza della nostra cittadinanza. Ed è stata una giornata tranquilla e soprattutto sobria quella che hanno trascorso gli oltre 6.000 ragazzi al santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso per i 100 giorni alla maturità. Accolti dai giovani passionisti, gli studenti hanno partecipato alle numerose messe con benedizione finale consueta delle penne. Il massiccio spiegamento delle forze dell'ordine e l'allestimento di un vero ospedale da campo del 118 dell'ASL di Teramo hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza del raduno. Tania Bonici Castelli. Dopo 2 anni di pandemia, 6.000 studenti da tutto l'Abruzzo e non solo tornano oggi a festeggiare al santuario di San Gabriele dell'Addolorata i 100 giorni dalla maturità. Siamo alla 42esima edizione. Giornata veramente spirituale a San Gabriele, spirituale. Ricordate. Il vostro slogan? Degli esami mi interessa o zero, buco tarallo? Di cripta. Ovvero niente. Una sobrietà assoluta ha caratterizzato questa giornata studentesca al cospetto del santo dei giovani, grazie anche ai controlli serrati di 50 pattuglie delle forze dell'ordine che hanno perquisito ogni macchina, autobus e zaini, sequestrando alcol e sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati accolti da musica e parole di benvenuto. Con quali parole accogliete i ragazzi stamattina? Della semplicità, buongiorno, da dove venite, come vi chiamate e siamo qui per voi, per parlare con voi, per dirvi insomma che anche noi siamo come voi e vogliamo costruire una giornata insieme, fare fraternità, questo gli diciamo. Si confessano o no, Gesù è per tutti. 9 messe, una ogni ora e al termine di ognuna il rito della benedizione delle penne, penne che saranno usate rigorosamente il giorno del diploma. La messa di metà mattina è stata celebrata dal Vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, che ha rivolto agli studenti un messaggio di speranza e incitamento alla valorizzazione dei propri meriti.
Quale sarà il suo messaggio a questi ragazzi oggi? Ma il messaggio che di fronte alle difficoltà della situazione contemporanea, che è veramente per loro un'esperienza che non avrebbero mai pensato, c'è la presenza della Chiesa che vuole incoraggiarli a non aver paura di programmare la propria vita, di pensare davvero sul serio la propria esistenza, perché sono giovani che si preparano alla maturità e quindi a fare grandi scelte per il futuro. Anzi, di fronte alle difficoltà del momento presente, è necessario valorizzare di più le proprie capacità, i propri talenti. Oltre alle messe per gli studenti alla soglia del diploma, c'è di più al Santuario di San Gabriele, una preghiera davanti alle spoglie del santo, scritta e inviata come una freccetta che cerca di colpire il possibile voto di maturità. Tu che cosa hai chiesto a San Gabriele? Di passare con 80. Passare l'esame. Solo quello? Sì, solo quello. Non solo forze dell'ordine spiegate per prevenire abusi durante questa edizione dei 100 giorni alla maturità, ma anche un vero e proprio ospedale da campo, realizzato dal 118 dell'ASL di Teramo all'ingresso del santuario, pronto a fronteggiare ogni emergenza. Fuori ci saranno almeno 80 volontari che stanno in giro, giustamente per il controllo. Qui affluiranno i ragazzi che avranno necessità, la struttura, praticamente tre tende 4x8 della Croce Rossa è distribuita in numero di 22 posti, però abbiamo 3 codici rossi, 8 codici gialli e almeno 10 per i codici verdi. Torna nella piena disponibilità della cittadinanza di Giulianova e non solo il ponte ciclopedonale che attraversa il fiume Tordino, un'opera fondamentale in vista della realizzazione della Bike to Coast. Stefano Recanati. Sono terminati i lavori che hanno interessato il ponte sul fiume Tordino. L'opera di manutenzione straordinaria ha comportato il rifacimento del parapetto, il restauro e la parziale sostituzione del tavolato a terra, la levigatura, stuccatura e trattamento con vernici protettiva delle travi portanti. Il progetto è stato finanziato nell'ambito del piano regionale Bike to Coast per un ammontare di 848.000 euro, comprensivo della riqualificazione della pista sul tratto centrale del lungomare. La provincia di Teramo, proprietaria della struttura, ha effettuato le verifiche di tenuta statica ed oggi la pista verso Colonia e Roseto è bella e soprattutto sicura. Per troppo tempo è stato lasciato nel più totale degrado. Grazie a dei fondi della Comunità Europea che siamo riusciti a intercettare e alla Regione Abruzzo che ha ulteriormente stanziato 168.000 euro, siamo riusciti oggi a regalare ai tanti cittadini di Giulianova e Roseto, ai tanti turisti, la possibilità di spostarsi tra le nostre due comunità senza utilizzare la macchina, ma utilizzando la bicicletta oppure facendolo a piedi. È un importante traguardo che si va a integrare con il progetto di Bike to Coast che stiamo completando sul lungomare monumentale. Devo dare atto al comune di Giulianova alla rapidità e alla elasticità del governare, che è molto importante, di aver saputo indirizzare bene le forze, quindi ottenere un completamento sicuro. Oggi noi qui dobbiamo solamente studiare il modello per poi esportarlo da qui a 7 a 10 km circa, quando tra qualche mese mi auguro, lì sindaco, anche se non sarai confinante, ma hai detto bene, questo è un completamento del Bike to Coast e quindi è tutto collegato. Sarà bello averti al mio fianco, non so se con la fascia blu o con la fascia tricolore, ma sarà sicuramente un onore, ti dico già da adesso che sarai al nostro fianco. Adesso apriamo la pagina dello sport e calcio di Serie C. C'è amarezza in casa Pescara dopo lo scivolone esterno di ieri contro la Lucchese per 2-1. L'attaccante bianco-azzurro Franco Ferrari in gol anche ieri, gol che però non è servito a strappare un risultato positivo, chiede scusa come tutta la squadra ai sostenitori bianco-azzurri che hanno seguito il Delfino anche in Toscana. L'intervista è di Paolo Renzetti. Franco Ferrari, una brutta giornata, una brutta sconfitta, a questo punto addio al terzo posto. Addio no, ma come ha detto prima è troppo difficile arrivare terzi, siamo dispiaciuti, chiediamo scusa alle persone che sono venute fin qua,
che ci hanno supportato dal primo giorno, quindi come ho detto lei è una giornata bruttissima perché abbiamo perso e non si poteva perdere. Una brutta giornata, direi anche un brutto Pescara, insomma c'è stata questa reazione tua dopo il 2-0 con il gol del 2-1, ma per il resto nel secondo tempo poco nulla e anche nella prima parte di gara non eravate riusciti a costruire chissà che. E infatti come ha detto lei oggi è stata una giornata brutta dal livello tattico su tutto, abbiamo sbagliato tante cose, quindi chiediamo scusa a, come ho detto prima, ai tifosi e alla gente che c'è sempre stata. Addio al terzo posto, a questo punto si guarda alle prossime tre partite cercando di fare il massimo e poi prepararsi a questi playoff. Certamente, magari se si danno risultati e noi vinciamo tutte e tre c'è una piccola possibilità, però ci prepariamo al massimo per questi playoff. A questo punto come si può raddrizzare questo finale di stagione in attesa della seconda fase, Franco? Credo nei migliori dei modi, abbiamo sbagliato oggi ma penso che i giocatori ci sono, l'allenatore c'è, ci sono tutti e purtroppo abbiamo sbagliato tanto, speriamo di non farlo in futuro. Dopo la vittoria con il Cesena si era parlato di un calendario alla portata, di partite che Pescara poteva vincere, invece dopo quella ottima partita giocata dal Delfino sono arrivate solo delusioni. Come dico sempre, la Serie C non è facile, tutte le squadre, tutti i campi sono difficili, non c'è partite facili o partite difficili, purtroppo si diceva così ma ormai è capitato, dobbiamo andare avanti. Per te 15 gol, una magra consolazione in questo momento? Sì, però ti dico, ero più contento se si vinceva, ti sono sincero, la cosa bella è arrivare a 15, però dico purtroppo se ha perso non me lo godo come lo potrei aver goduto. Cosa vi siete detti negli spogliatoi al 91esimo dopo questa battuta d'arresto? Niente, c'era poco da parlare, c'era tanto da fare, abbiamo sbagliato, sappiamo che abbiamo sbagliato e niente, no, non attacchiamo nessuno né ci prendiamo le colpe su nessuno, abbiamo sbagliato tutti e niente, se va avanti cambiando strada come abbiamo fatto nelle partite precedenti, come ha detto lei, e niente, per arrivare migliore di noi nelle prossime partite. Da un numero 9 all'altro andiamo in casa del Teramo con tutt'altro umore per Gabriele Bernardotto che ieri ha aperto la strada al successo del Diavolo contro la Carrarese. Lo ascoltiamo nell'intervista post-gara. Mancava parecchio perché comunque erano tanti mesi che in casa non segnavo e finalmente è arrivato anche in casa, però si vede proprio che è il giorno di ritorno, è completamente diverso proprio l'approccio, proprio il fatto di non subire tanti gol, il fatto di essere compatti squadra, cosa che nel giorno d'andata un po' ci mancava, e il mio unico rimpianto è quello delle prime 13 giornate dove ero in difficoltà, e se no quest'ora potevamo parlare anche di tanto altro. Sì, da Montevarchi è scattato, come diceva prima Angelo, ci siamo riuniti fra di noi, abbiamo parlato chiaramente perché sennò così non si poteva andare avanti, quindi si vede, è palese che è cambiato tanto, soprattutto anche con l'aiuto che diamo anche noi attaccanti perché torniamo molto, quindi è tutto un lavoro di squadra che poi viene ripagato con queste vittorie. Sono cambiate, sono più sereno, più tranquillo, perché comunque da quella partita lì è cambiato proprio tutto il Teramo, diciamo. Non sono stati momenti facili, però con il gruppo, con l'aiuto di tutti quanti ne stiamo uscendo fuori, e certamente un giorno di ritorno completamente diverso rispetto a quello d'andata. Quindi di questo sono contento, perché poi stanno arrivando anche i risultati, stanno arrivando i gol e sono super contento. È cambiato che con il lavoro, senza comunque mai disunirci, senza mai mollare, siamo riusciti a trovare l'identità che prima non avevamo, quindi io penso che il merito è tutto nostro, del mister che è sempre stato sul pezzo, ci ha sempre aiutato, e soprattutto nostro che abbiamo fatto gruppo, abbiamo capito in che posizioni ci dovevamo abituare, perché comunque non è facile come è stato il nostro giorno d'andata. Invece da uomini che siamo l'abbiamo capito e ne stiamo uscendo alla grande. Scendiamo in Serie D adesso. Il successo col Pineto non stempera l'amarezza del presidente della Vastese Franco Bolami, che ribadisce l'intenzione di lasciare il sodalizio aragonese al termine di questa stagione. Roberta Di Sante. Io ho chiesto ai miei ragazzi di andare fino alla fine, di crederci fino alla fine, perché questa è la squadra costruita per fare bene, però deve essere prima loro a crederci e dopo noi,
e dopo bisogna giocarci le partite con tutti. La dimostrazione ce la giochiamo, i risultati arrivano, però non è detto che arrivano sempre le vittorie, però io sono convinto che questa è una squadra costruita per fare bene, ci giochiamo tutte le partite, dopo a fine campionato vediamo cosa succede, però complimenti a Pirine perché è una bella squadra. Purtroppo oggi abbiamo visto una partita un po' superiore, sia tecnicamente anche fisicamente. Il futuro qui a giugno noi abbiamo lasciato, cioè forse non è stato chiaro il messaggio, perché questa società ha fatto sacrifici, sta facendo fino ad oggi, però ad oggi non c'è nessuno, perciò l'iscrizione, la fiduzione, non lo so se c'è la sicurezza. Io sono stanco e come ho detto, io come presidente lasceremo la partita di calcio, ma non perché per fare un torto a qualcuno, siamo stanchi perché non ci sarà mai fiducia in questa società e basta, ci divertiamo diversamente. Questo sfogo è dovuto al discorso relativo allo stadio o c'è anche dell'altro? No, non è uno sfogo, cioè il pallone è un divertimento. Cioè sacrifici, dopo se non ti diverti, la gente dice male, a questo punto sto a casa, mi metto il pigiama e vedo le partite della televisione, come fanno gli altri, perciò. E non è nessuno sfogo, sono contento di quello che ho fatto, perché io ho sempre seminato, non ho mai distrutto, forse la gente non sa, 7 anni. Qua ci sono dei fallimenti a basso, due o tre volte. Purtroppo non c'è mai stato, non lo capiscono, lo capiranno quando la Vassese non si iscriverà più. È troppo tardi. Finisce in parità l'altro derby di giornata tra Castelnuovo e Notaresco. I padroni di casa passati in vantaggio con Colisi vedono rimontare tra primo e secondo tempo, prima da Diarra e poi da Gallo. Nel finale è D'Egidio a ristabilire la parità. Né vincitori né vinti, il derby del Vomano come all'andata termina in parità, questa volta a rimontare il Castelnuovo che pareggia su calcio di rigore. E il derby degli indisponibili, entrambi gli allenatori devono rinunciare ad elementi di assoluto spessore. Di Fabio non recupera Emili e Orlando, mentre Epifani deve rinunciare a Maio ed Esposito. A distanza di 2 anni il Comunale, dopo i lavori di ammodernamento, torna a riaprire le proprie porte ed ospitare pubblico. Con punti importanti in palio le due formazioni danno vita subito a una gara godibile. Il Notaresco prova a riversarsi dai primi minuti in avanti, ma a sbloccare il derby è il Castelnuovo. Il vantaggio nasce dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto profondo da Sparvoli. La sfera non viene allontanata dalla difesa, così il più lesto a girare verso la porta è Colì, che batte Shiba sotto misura. Quinto centro in stagione per lui, il secondo consecutivo. Il Notaresco, che si era fatto vivo dalle parti di Natale nei primi secondi di gara, ha subito il gol, impiega qualche minuto a riordinarsi, ma con Diarra trova il gol del pari. Il numero 5 si mette in proprio e con una conclusione dai 25 metri supera Natale. Non esente da colpe il numero 1 di casa nella circostanza, mentre per il centrocampista Magliano è il primo gol in campionato. Rimesse le cose a posto, il Notaresco torna ad impossessarsi del pallino del gioco, ma commette l'errore di lasciare quella che è la specialità della casa ai neroverdi, ovvero le ripartenze. Sparvoli sulla sinistra fornisce a centro area un pallone che va solo spinto in rete, ma Prestiani e Colì si ostacolano e la difesa, ospite, ringrazia. Con il risultato giusto di 1-1 va in archivio il primo tempo. Così come nella prima frazione, nel secondo tempo da annotare è ancora il minuto 10, a sorridere è ancora il Notaresco, schema da punizione di apparente facile lettura, ma il Castelnuovo si fa sorprendere e lascia libero Gallo, che prende la mira e di testa sorprende Natale sul pallo lontano, anche per lui prima rete stagionale. La risposta neroverde è immediata con Prestiani, il centrocampista si inserisce bene in aria e lascia partire il destro su cui Shiba risponde mettendo in corner. La fase centrale della ripresa non vive di grandi emozioni, partita che si rianima improvvisamente però al 33esimo. Sparvoli entra a contatto in area con Lopez e per Finzi di Foligno e calcio di rigore tra le vibranti proteste del Notaresco. Esecuzione affidata a D'Egidio che si fa ipnotizzare da Shiba. La sfera resta lì, si accende una mischia e la palla in qualche modo poi supera la linea grazie al tocco di D'Egidio che fa 10 in campionato. Le due squadre si accontentano e nei minuti finali non si punzecchiano. Al triplice fischio finale applausi per entrambe che in qualche modo continuano la loro striscia positiva in campionato e verso i rispettivi obiettivi finali. Prima di chiudere, una nota di servizio che ci riguarda da vicino, perché in questi giorni è in corso lo switch off degli LCN con relativo nuovo sistema di trasmissione dei segnali audio e video. Cambierà dunque la numerazione dei canali e la nostra emittente passerà sul canale 13 della vostra televisione. Per questo vi chiediamo, nel caso in cui non riusciate più a seguirci, di risintonizzare in maniera automatica il vostro apparecchio e così potrete trovarci sul canale 13 come vedete in questo promo.
E questa era l'ultima informazione per il nostro telegiornale. Io vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con Replay di Enrico Rocchi, assolutamente da non perdere per analizzare il momento difficile del Pescara e anche la situazione traballante della panchina di Gaetano Auteri. Dunque tutte le novità a partire dalle 21 con Replay, il TG6 invece torna puntuale alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie per averci seguito e buona serata.